Guarda, mia attività lavorativa, sono stata per molti anni un'imprenditrice, un'attività di famiglia a Pescara, broker assicurativo, poi negli ultimi 20 anni lavoro qui in casa, a Villa Pinina Abruzzo, mi sono riformata e sono un operatore sanitario. Quindi il problema del Covid l'ho vissuto intensamente, profondamente e devo dire che non è stato facile né da sotto nessun punto di vista, anche e soprattutto quello lavorativo per riportare a casa appunto lo stipendio, una questione di sopravvivenza. E, mi sono rivestita di prudenza quando è arrivato questo virus, in ospedale eravamo tutti concentrati, mi sentivo forte, appoggiata, mi sentivo consigliata dai dottori, eravamo un'equipe. Si lavorava per il bene del paziente e per proteggerci. Poi non so che cosa è successo, e l'ho scritto in questa poesia, una poesia molto intima e molto profonda. Al telegiornale vidi il funerale, vidi le bare dei morti, dei defunti a Bergamo che erano portati via dai mezzi militari, senza benedizione, senza familiari. Senza niente, senza un'autopsia, erano portati via per essere cremati. E lì ho vissuto la follia una notte. Cioè, la follia non è una malattia come si crede, uno vede un malato di mente e dice quello è folle. La follia è uno stato d'animo che si impossessa della tua anima, della tua mente, quando quello che accade non lo riesci a interiorizzare, non lo riesci ad accettare e poi se ne esce si risolve, altrimenti si rimane folli e questo è il rischio che abbiamo corso un po' tutti perché ci siamo trovati di fronte a un nemico invisibile che purtroppo non è stato neanche saputo, non hanno combattuto neanche bene gli stessi dottori e lo stesso protocollo della medicina. Tra realtà e follia che l'anima mia sfiora danzando tra il confine rosso scarlatto dell'emozione e lo spazio grigio della ragione, nelle vuote stanze del silenzio. Mi cattura la follia, la sento sulla pelle, quando la mente impastata di dolore quotidiano che filtra da ogni vuoto, altalenante plana, da fragili sogni e l'acre sapore della vita, e piange al destarsi da mutevoli incantesimi dei castelli di illusione. Grazie.